Un inedito che potrebbe svelare molti misteri italiani. Si infittisce il giallo del dattilo scritto scomparso di Pierpaolo Pasolini, annunciato dal senatore del PDL e bibliofilo Marcello Dell'Utri. Rilevo l'interesse di quello che potrebbe essere anche un grande giallo, che tutti conoscono, il giallo della scomparsa di Mattei, della tragica scomparsa di Mattei, la stessa scomparsa tragica di Pasolini e forse qualche altro fatto dell'epoca che ormai fa parte dei cosiddetti misteri d'Italia. Insomma, intanto questa scoperta è tutta da vedere, io ho annunciato che mi è stata annunciata, quindi spero. Un tempo per la mostra del libro antico di Milano che si inaugura giovedì prossimo. Io ho letto una brèche, però non so se sono di Pasolini queste parole oppure queste scritture oppure no, quindi non lo posso dire perché non lo saprei dire. In ogni caso aspetto di vedere questo dattilo scritto che mi è stato annunciato. Però c'è una cosa interessante comunque, che si è scoperto, o meglio, disotterrato forse un libro che era scomparso, libro dal quale Pasolini trae le argomentazioni per il famoso capitolo Lampi su Leni. Questo è il libro Il Cefis, l'imperatore, non mi ricordo come si chiama, comunque un libro che fu editato nel 72, mi pare, che sparì dal mercato in maniera direi quasi rocambolesca, perché proprio non fu neanche depositato nelle biblioteche nazionali per il deposito obbligatorio, quello legale. Per cui già questa scoperta di questo libro mi sembra interessante, poi vedremo il